Una parabola dal Vangelo secondo il beato Luca Palamara. Racconti. All'inizio del 1998, Armando Spataro, magistrato della Procura di Milano, già allora famoso in prima linea sia nella lotta al terrorismo, sia per il suo impegno politico dentro le correnti di sinistra della magistratura, si candida al CSM e viene a Reggio Calabria in campagna elettorale. Io gli garantisco il mio voto, ne procuro altri, già allora ero bravo a fare queste cose. Spataro viene eletto e nel corso del suo mandato al CSM io chiedo il trasferimento a Roma. La domanda viene respinta, non ci sono posti liberi, se voglio, possono dirottarmi alla procura di Tivoli. Io ci penso una notte e rispondo, no grazie, ma quando già dispero arriva una telefonata. Mi lasci indovinare, dice Sallusti, Spataro. Caro Luca, mi dice, quel posto a Roma per te si è liberato, auguri e buon lavoro. C'entrava il merito? Può essere. Io la vissi come una cooptazione del leader più potente dei duri e puri della sinistra giudiziaria, alla quale sono rimasto sempre affezionato. Restituiva un piacere ricevuto e nello stesso tempo mi arruolava in modo ancora più stretto alla causa. In quel momento ebbi la certezza di come funziona un tassello del sistema. Io do una cosa a te, tu al momento opportuno la darai a me. Ma avevo chiara anche un'altra cosa. Quale? Che io dovevo trovare il modo di farle le telefonate, non ricevere. E per questo mi serviva essere a Roma, non a Reggio Calabria, non in magistratura democratica, corrente ideologica e non scalabile. Da uno con la mia storia, ma in una corrente meno strutturata e più pragmatica, tipo Unicos, accenna Sallusti. Sì, Unità per la Costituzione poteva fare per me, un uomo che nasce al centro politico e che ama stare al centro dei giochi, mediare. In questi anni Unicos, corrente molto forte, ma che al suo interno un'organizzazione ha di tipo feudale, è soprannominata nel nostro mondo Unità per la Prostituzione, data la sua propensione al clientelismo e alla lottizzazione, soprattutto nelle sue roccaforti tradizionali, che sono nell'ordine Napoli, Catania e Roma. La cosa non mi preoccupa, so bene già allora e per esperienza diretta, come insegna il caso Spataro, che le altre correnti si dicono vergini, ma in realtà da questo punto di vista si comportano esattamente allo stesso modo, sia pur usando metodi più sottili e parole più forbite. Quindi, insieme a Marcello Matera, in quel momento leader riconosciuto di Unicost, partecipo a un'operazione politica. Da un lato trasformarla in un'organizzazione unitaria, e quindi togliere il potere ai singoli referenti locali per attribuirli all'unico segretario della corrente. In questo modo Unicos acquisirà un ruolo e un peso decisivo all'interno della magistratura. Dall'altro, evitare che il bipolarismo destra-sinistra possa affermarsi in magistratura, escludendo la nostra corrente. Questo, cari fratelli, dice tante cose questa parabola. A chi si chiede come mai in Italia la giustizia funzioni in modo disastroso? La parabola del beato Luca Palamara dà una interpretazione autentica di quello che è la magistratura.